Avete presente Amazon, il colosso dell'e-commerce? Bene, se non fosse stato per lui, questo video non l'avreste mai visto. Un paio di settimane fa stavo cercando un tablet per mia sorella da usare per la scuola e l'intrattenimento vario. E siccome non navighiamo di certo nell'oro, stavo cercando qualcosa di molto economico, ma al contempo decente per poter avere un'esperienza d'uso un minimo fattibile. Ho trovato di tutto, dagli iPad di ultima generazione a quelli di prima generazione, ai tablet Samsung, Huawei e tutto il resto, fino ad arrivare a questo tablet che ha una marca sconosciuta, ma che leggendo le specifiche mi ha subito incuriosita. Quindi sono passata anche a leggere le varie recensioni di chi l'aveva già acquistato e mi sono decisa a prenderlo, consapevole del fatto che se fosse stato al di sotto delle mie aspettative avrei potuto comunque fare il reso entro 30 giorni. Quindi partiamo con l'unboxing. Allora, il pacco è bello grande, come potete vedere. Direi di aprirlo così, perché in realtà non so in quale altro modo aprirlo. Ok, l'abbiamo aperto e voilà. Attenzione, pensavo peggio, questo è come si presenta la confezione, molto molto carina, come vedete è una marca strana, quindi è per questo che c'è questo video ha proprio lo scopo di vedere se una marca strana, insomma, su internet, ma con caratteristiche buone, possa davvero valere la pena. Qua abbiamo un po' tutte le caratteristiche, una CPU octa-core, la certificazione di Android 10, quindi ha l'aggiornamento migliore del mio telefono in realtà, 10 pollici di schermo, HD camera, tra l'altro presenta 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, ovvero l'hard disk, diciamo così. Beh, le premesse sono molto buone, le recensioni su Amazon pure, quindi direi di andarlo a spacchettare e vediamo com'è. Se vi state chiedendo perché lo spacchetto che non è mio, beh, perché semplicemente lo devo provare, non devo vedere se funziona o meno, perché altrimenti devo mandarlo indietro. Ok, sto facendo del mio meglio per fare un'inquadratura quanto più possibile pulita, ma sapete che i mezzi a disposizione sono quelli che sono. Direi di rompere la plastica. Ok, perfetto, di lato qua. E andiamo a girare il tutto. E voilà. Bene, andiamo ad aprire. Bam! Subito così. Ok. Allora, questo praticamente è un kit. All'interno della confezione, come vedete, viene data anche una cover, una pellicola di plastica per proteggere il vetro e poi appunto il tablet con i suoi accessori. Tiriamolo fuori. Ok, sembra abbastanza resistente. Qua sotto abbiamo un po' di robe. Social blend statement e tante cosine. Abbiamo anche la pellicola, come vedete questa è la pellicola. Ok, e sotto dovrebbe esserci altro. Mettiamo un attimo da parte il tablet. Abbiamo qui un panno per pulirlo. Questo è il manuale di istruzioni. Carica batterie e addirittura anche la penna per il touch. Ok, confezione non male, direi. L'esperienza di unboxing è quella che è, ma per essere un prodotto così poco costoso direi che ci sta molto molto bene. Posiamo di nuovo tutto così, togliamo questa ramezzo e andiamo a fare l'accensione. Ed eccoci qua ragazzi, cioè ho premuto il tasto, praticamente già stavo acceso perché ho fatto così e subito si è fatto. Quindi direi di fare un po' la configurazione. Sembra molto molto buono al tatto, eh. Ok, andiamo a scegliere la lingua. Ovviamente mettiamo italiano, eccola qua, Italia, perfetto, inizia. Bene, vado a connettere adesso la linea di casa, sta verificando la disponibilità di aggiornamenti e niente, aspettiamo qua che faccia il suo corso e poi vediamo. Comunque mi sa che la batteria è scarica perché vedo là sopra un'icona a fianco a quella del wifi ed è abbastanza scarica, però vabbè, dopo ci pensiamo. Mi piacerebbe comunque un attimo provare la fluidità, magari aprendo qualche applicazione di quelle già impostate eccetera, perché poi ovviamente il resto lo farà mia sorella dato che è suo. Ok, rieccoci. Puoi scegliere di trasferire app, foto, contatti eccetera da un account Google. Ok, non copiare per il momento perché non possiamo, dato che lei non sa che lo deve avere. Okay, si presenta proprio bene ragazzi, mi ha dato un'ottima prima impressione, anche materiali costruttivi, dopo ve lo faccio vedere meglio. Comunque sembrano molto molto buoni e solidi soprattutto, che non è mai scontato. Ovviamente saltiamo tutto questo passaggio ed eccoci qua ragazzi, la schermata principale, abbiamo le app di Google, qua abbiamo il coso delle videochiamate, tutta la cartella, molto carino, devo dire molto molto carino. Ok, di qua andiamo su Google, poi giriamo di qua e non abbiamo penso nessuna parte.
Ok, qua sotto invece c'è tutta poi la roba delle applicazioni facendo uno swipe. Direi di andare su YouTube e vediamo la fluidità. Eccoci qua, sta caricando. Ovviamente considerate che questa è la prima accensione, quindi si deve poi impostare tutto, capire, vedere cose. Però secondo me può andare più che bene. Vediamo anche il feedback della tastiera a schermo, anche se in realtà già l'ho provata prima per mettere la password di internet. E andiamo a cercare Notarin. Ok. Molto molto carino, ragazzi, è proprio reattivo, adoro. Cioè, per quello che costa ne vale davvero la pena. Vediamo un po'. Questo è l'ultimo vlogmas che è uscito per ora, eh. Beh dai, direi che si sente anche bene. Ovviamente mi è partito l'annuncio perché c'ho la monetizzazione attiva. Possiamo chiudere e ovviamente compare come sul computer con tutte le cose, i video consigliati a fianco. Poi possiamo fare schermo intero come al solito. Quindi no problem. Davvero molto molto carino, ragazzi. Cioè è vero che sto dicendo è molto carino da tre quarti d'ora, però è veramente carino. Ok, così si torna indietro. Così probabilmente si torna indietro nelle varie app e così dovrebbero chiudersi, infatti cancella tutto. 1,8 giga di disponibili di 3,5, perfetto, dai. Comunque considerate che sta anche facendo gli aggiornamenti, sta scaricando cose, quindi è tutto normale, si deve ancora configurare. Si può anche trasmettere lo schermo. Modalità risparmio energetico, perfetto, perfetto, dai. E queste sono le impostazioni. Abbiamo un po' di impostazioni. Beh, raga, io direi che ha tutto quello che dovrebbe avere secondo me un tablet, cioè anche tra l'altro il pennino, tutti i vari accessori come avete visto, quindi per quello che costa non si può chiedere di meglio. Farei anche una prova fotocamera, anche se non è chissà che cosa. Ok, però vediamo. Ok, questa è innanzitutto la fotocamera posteriore. Un attimo che faccio una foto. Ok, questa è la qualità, non è niente di che, ma per un tablet può andare benissimo. E adesso giriamo. Dai, non è affatto male, cioè per videochiamate su Meet, eccetera, va benissimo. E niente, probabilmente continuerò questo video fra un paio di giorni, una settimana, comunque dopo che l'avrà aperto e l'avrà usato e vedremo le impressioni, diciamo, finali. Ebbene ragazzi, rieccoci qua. Oggi è il 3 gennaio, quindi capite bene che sono passati un po' di giorni da quando mia sorella ha ricevuto effettivamente il tablet e l'ha usato per qualsiasi cosa, dal gaming alle applicazioni come YouTube, TikTok e tutto il resto. Non posso farvene parlare direttamente da mia sorella perché su YouTube c'è la politica della privacy per i bambini, eccetera, e poi ho problemi con il video, quindi ve ne parlo io, anche perché comunque ho assistito a tutta la fase di uso del tablet. Come vedete, lo ha già messo nella sua custodia e anche aprendolo si presenta davvero molto molto bene, ragazzi. Come già detto, i materiali costruttivi sono ottimi. Se l'avete nella cover, non si nota nemmeno che è un tablet di una marca sconosciuta, perché appunto è impossibile notarlo, dato che i materiali appunto sono buoni e tutto il resto. Lo andiamo prima di tutto a sbloccare. Sbloccato. Lei vabbè, ha messo questo sfondo molto simpatico con i tre orsacchiotti. Come vedete, qua ci sono tutte le varie applicazioni, tutte le varie cose. E qua tutta la sezione notifiche e robe interessanti. Se andiamo a fare swipe verso l'alto, qua abbiamo tutta la cartella con tutte le varie applicazioni, tutto il menu, diciamo, nascosto per non tenere tutte le app sulla home. Lei ha impostato il tema scuro, come avete potuto vedere, e comunque si trova benissimo perché lei praticamente utilizza questo tablet, come già vi ho detto, per fare tutto, dai compiti ai giochi, come per esempio Minecraft, oppure ha giocato anche a Roblox e tante altre cose. E non ha mai notato comunque dei blocchi o comunque cose strane che succedevano. Quindi direi che per il prezzo che costa, e adesso arriviamo a questo punto perché ve l'ho detto talmente tante volte questa frase, ma ancora non vi ho detto il prezzo, non si può chiedere davvero di meglio, ragazzi. Cioè è una cosa incredibile quanto un tablet sconosciuto possa essere così tanto performante a un prezzo bassissimo, perché stiamo parlando di 113 euro per tutto il kit. Quindi cover, pellicola,
pellicola di plastica, pellicola protettiva comunque dello schermo, penna e vabbè il caricabatterie e il tablet in sé. Quindi comunque per questo kit con 113 euro vi portate a casa un tablet che magari se l'aveste preso di marca, ad esempio Samsung eccetera, l'avreste pagato minimo 300 euro, perché io diedi un'occhiata e appunto come vi ho detto stavano tutti comunque troppo per il budget che avevamo. Quindi niente, mia sorella è contentissima, io pure, perché sono riuscita a trovare un prodotto che costasse poco ma che in realtà funziona alla grande. E fatemi sapere se vorreste vedere qualche test specifico con questo tablet, così chiedo il permesso a mia sorella di rubarmelo e vi porto il video, anche perché anch'io sono curiosa in realtà di testarlo su magari qualche cosa davvero di pesante. Comunque lei, anche se tiene tipo 300 app aperte perché magari si scorda di chiuderle, quindi tiene magari Minecraft aperto, poi vai su YouTube e lo tiene aperto, TikTok lo tiene aperto, non ci sono rallentamenti, quindi cioè incredibile. Perciò ragazzi, fatemi sapere appunto qua sotto nei commenti se vorreste vedere dei test particolari con questo tablet. Tra l'altro vi ricordo che ha tutte le applicazioni di Google installate, a differenza dei Huawei che ormai non ce le hanno più. E niente, io direi che per questo video può essere tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!